Ben ritrovati qui da Vos Gamer. Oggi andiamo a parlare quanto riguarda la partita Reggiana-Palermo, un Palermo che riesce a portare la vittoria a casa, primi 3 punti in questa Serie B, ma dopo il pareggio ricevuto contro il Bari, il Palermo risponde con una reazione e vince 3-1 contro la Reggiana. Allora, prima di andare a parlare quanto riguarda l'analisi della partita, vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like, attivate la campanella per sentire i miei contenuti. E vi invito sempre a iscrivervi agli altri social che trovate qui sotto, tutti i link in descrizione. Allora, parliamo di questo Palermo, un Palermo che ho visto un po' confusionario, un Palermo che scende sempre con un 4-3-3. Questo 4-3-3 però non mi piace tanto, ho visto i giocatori messi in panchina che possono dare il massimo, ma che vengono solo messi in campo alla fine del secondo tempo. Parliamo di Soleri, ma prima di parlare di Soleri, ho visto questo Palermo con una difesa che si deve sistemare, non si devono avere queste distrazioni perché gol subito, soprattutto la Reggiana, è dovuto anche a qualche distrazione per quanto riguarda la difesa. Lucioni fa un gol che regala il vantaggio del Palermo, un gol che regala a noi tifosi rosanero tante emozioni e ci porta in vantaggio. Dopodiché c'è un primo tempo di alti e bassi dove si vede un Palermo che poteva cercare di raddoppiare il risultato, quindi di portarsi sul 2-0, ma si divora tante occasioni. Creiamo tanto. È un Palermo che crea tanto, un Palermo che dà veramente tanta spinta offensiva, ma che non riesce soprattutto a concretizzare alla grande. Abbiamo visto il tiro di Brunori, abbiamo visto il tiro di Insigne, abbiamo visto tanti tiri. Poi la partita si è messa dalla parte nostra perché la Reggiana ha subito un cartellino rosso per aver steso il giocatore del Palermo, che se n'era andato tutto solitario, faccia a faccia col portiere, viene buttato a terra Segre e quindi rosso per il giocatore della Reggiana. Quindi la Reggiana rimane in 10 e a questo punto uno credeva che il Palermo potesse raddoppiare e andare sul 2-0 e controllare la partita, ma invece c'è stata veramente una distrazione. C'è tanta distrazione, soprattutto anche al centrocampo, non si riesce a fraseggiare bene, tanti passaggi sbagliati. Un Palermo che alla fine subisce il primo gol con disattenzione sul calcio d'angolo, dove la Reggiana pareggia, e quindi per la seconda volta vediamo un Palermo che abbiamo visto la prima giornata di Serie B, un Palermo che non risponde e non riesce a controllare la partita, nonostante tutta la squadra avversaria è in meno di un uomo. E oltre a questo, riusciamo a farci pressare da una squadra che gioca in 10 e quindi subiamo l'1-1. Il 2-1 arriva con un cross di Mariano su Segre, che trova Segre e Segre mette dentro. Troviamo questo 2-1 con un'azione creata soprattutto dalla squadra di Corini, che riesce a trovare un po' di forza, soprattutto nel reparto offensivo, e riesce a reagire soprattutto all'1-1. Meno male, mi è piaciuta tutta la reazione del Palermo perché ha avuto una reazione da squadra, quella che non ha avuto soprattutto nella prima giornata di Serie B. Quindi Palermo che pareggia 0-0 col Bari, vince 3-1 con la Reggiana. 4 punti molto importanti che dobbiamo ora parlare di un argomento importante. Importante perché parliamo di giocatore Soleri, che è un grandissimo talento, un talento che ha a disposizione il Palermo e che secondo me deve mettere titolare, perché avere un giocatore del genere secondo me è un vantaggio per la squadra, un vantaggio anche per la società, perché è un giocatore che ti crea tanto e che concretizza molto bene. E infatti, se vedete il gol che ha fatto Soleri, non è un gol facile, non è un gol che si fa facilmente. Bisogna essere furbi, bisogna entrare in area, bisogna rubare il tempo al difensore. E Soleri, secondo me, è un grande giocatore che lo voglio assolutamente titolarissimo,
Lo voglio assolutamente titolarissimo e spero che Corini capisca che il giocatore ha bisogno di mettere i minuti alle gambe, ha bisogno di giocare perché è un grandissimo giocatore e che potrebbe fare la differenza e potrebbe fare si potrebbe alternare con o Brunori o con altri attaccanti e secondo me sarà l'uomo chiave di oltre ai giocatori che abbiamo a disposizione sarà anche lui l'uomo chiave di questa qualificazione in Serie A perché io spero che quest'anno il Palermo si qualifichi in Serie A perché Corine, se non si qualifica in Serie A, sarà sicuramente esonerato perché è un'altra stagione. Vedere Palermo qualificarsi in Serie A con questi soldi spesi sul mercato e con questi ingaggi pagati dalla società, che ricordo che la società è la società quella del Manchester City che ha preso il Palermo in possesso e vuole automaticamente portare il Palermo ad alti livelli per aumentare soprattutto il business. Quindi è una società veramente severa e quindi se non ottiene quegli obiettivi fissati all'inizio stagione ci saranno veramente problemi, soprattutto in primis per l'allenatore e poi per i giocatori se si vede qualche giocatore da vendere che non è opportuno per la società. Quindi spero che questo Palermo per ora stando bene. Per ora ci siamo mangiati la prima vittoria, che potrà essere veramente una vittoria da 3 punti molto importanti, perché vi dovevamo vincere il Bari, vedendo che il Bari sta in difficoltà e sta anche in meno di un uomo, però si devono chiudere queste partite. In queste partite sono fondamentali e bisogna sempre fare punti, anche con le piccole. Abbiamo fatto 3 punti contro la Reggiana, speravo di fare anche 3 punti contro il Bari, che era veramente un big match, ma non è stato. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Palermo che secondo me al primo tempo abbiamo visto un Palermo così e così. Poi al secondo tempo abbiamo visto una reazione che un 50% mi è piaciuta perché ho visto veramente entrare Soleri e ha fatto veramente un bellissimo gol che ha chiuso la partita e quel gol sul 2-1 ancora la Reggiana pressava. Quindi vedere Soleri che segna quel gol è un gol di soddisfazione, un gol che ti fa respirare e ti dà emozione, ti dà tutti i 3 punti e ti conferma i 3 punti importanti che ti porta a quota 4 punti e ti fanno salire in classifica. E poi fanno capire anche all'allenatore che quel giocatore deve essere messo in campo dai primi minuti. Perché è un giocatore che ti può creare e ti può far male alla porta avversaria e ti può fare più di un gol. Quindi, caro Corini, voglio Soleri la prossima titolare. Perché se l'è meritato e ti ha chiuso una partita che era veramente difficile, che la Reggiana ancora ti stava pressando e mancava poco e andava solo 2-2. Quindi, caro Corini, ti sei portato a casa una vittoria molto importante, che hai fatto un cambio veramente importante ed hai usato la testa negli ultimi minuti. E quindi questo ti viene premiato, ma continua a portare risultati positivi perché questa società quest'anno si vuole automaticamente qualificare alla Serie A, anche se è difficile. Bella ragazzi, sempre forza Palermo.